Benvenuti e bentornati sul canale. Allora, oggi intanto cambio per quanto riguarda il tirare indietro i capelli perché ho messo per la prima volta questo cerchietto, questo genere di cerchietti super bombati, li vedevo ormai ovunque, sono andati viralissimi, quindi ho deciso perché vuoi che io non provo tutte le cose che vanno virali, che ovviamente però mi stuzzicano e devo dire che questi cerchietti li trovavo molto carini e quindi ho deciso di provarne uno, di prenderne uno. L'ho trovato su Amazon. Perché mi è stato detto che sono rivenduti su Amazon oppure su Shein, però sapete che io non acquisto da Shein, quindi mi sono buttata su Amazon e tra l'altro li ho trovati rivenduti questo genere di cerchietti da proprio una realtà italiana, perché si chiama Bottega della Principessa Cagliari Sardegna Italia, quindi li ho presi molto più volentieri, sapendo anche che sono appunto di una realtà italiana. E arrivano praticamente in questa sacchettina, devo dire ben imballati, e i cerchietti sembrano fatti veramente veramente bene, costano sui 10 euro, ma proprio belli, ovviamente hanno questo effetto di velluto. Ho preso intanto la tonalità verde, perché è un colore che a me piace molto, e carini. Allora, devo dire che sicuramente bisogna un attimo abituarsi all'impatto, al cerchietto molto bombato, secondo me non è proprio da tutti. Non lo metterei sempre, ecco, però in certe occasioni, in certe situazioni, ma anche quando sono i capelli magari meno a posto, iniziano a essere un po' più sporchi anche, insomma, diciamoci la verità, possono essere una buona soluzione per tirarli indietro, vedersi un po' meglio con un cerchietto comunque sfizioso, però ripeto, deve piacere perché comunque l'effetto della bombatura dal vivo è abbastanza importante. Voi che dite, vi piace questo genere di cerchietto oppure no? Sicuramente per registrare i video, per quando mi trucco in generale in casa, proprio per tenere indietro i capelli, devo dire che mi sembrano una soluzione ottima, anche perché il cerchietto, avevo paura magari che fosse troppo molle, scendesse, non tenesse bene, invece mi sembra che sia lì bello fermo, ma che allo stesso tempo non sia rigido e quindi poi non vada a far male, perché a volte il cerchietto quando è duro mi fa venire addirittura il mal di testa, soprattutto in questa zona. E invece, boh, per il momento mi sembra anche bello morbido e poi veramente di buona fattura, fatto e rifinito veramente bene, non pensavo. Quindi, se volete provarli, secondo me questi cerchietti, presi appunto su Amazon, sono veramente molto belli, ci sono vari colori. Mi sa che prenderò qualche altro colore. Carini, ripeto, vi dovete vedere con il cerchietto così, un po' importante. Vi lascio il link se volete giù, se vi interessano questi cerchietti, magari li stavate cercando anche voi, perché anche io sul momento ero un po' persa, non avevo proprio idea di dove andare a prenderli, poi mi hanno detto Amazon, giustamente, la cosa più banale. Però vi lascio il link perché questi secondo me sono fatti veramente molto molto bene. Vabbè, capitolo cerchietto chiuso, l'ho appena messo, quindi mi sto studiando un po' con questo cerchietto, devo dire che è tanto, però mi piace, insomma, è sfiziosino, è carino. Vabbè, allora, ho pensato di andare oggi a utilizzare dei prodotti che seguissero un filone un po' dei bestseller, magari di qualche sito rivenditore, di qualche profumeria, le più famose. E guardando un po' così online, alla fine ho deciso di iniziare da Sephora perché ho trovato proprio, non ho trovato la categoria bestseller, perché non c'è almeno sull'app, però ho trovato la categoria hot on social media. E quindi hot on social media vuol dire che sono i prodotti più virali, quindi più venduti, una sorta di bestseller perché comunque sono i prodotti più venduti. E devo dire che un po' ne avevo, non tutti, però adesso andiamo un po' a vedere quali sono. Devo dire che alcuni potevo anche aspettarmeli, altri devo dire meno. E iniziamo, dai, iniziamo perché secondo me è molto carina come cosa. Allora, per quanto riguarda l'idratazione delle labbra, per iniziare con Moglietto, il più virale, insieme all'olio nutriente per labbra di Fenty, che non ho mai provato e anche lui mi incuriosiva, devo dire la verità, però lui non l'ho provato e se l'avete provato ditemi com'è. L'altro più, questo me l'aspettavo proprio, l'altro più virale è quello di Clarins. Tra l'altro, se non sbaglio, però c'è anche
Lip Maximizer di Dior, esatto, però quello nella versione rimpolpante, mentre questi di Fenty e di Clarins non sono rimpolpanti, quindi io il Lip Maximizer l'ho avuto in passato, l'avevo anche amato, ma non sono più ormai da questo genere di gloss, così come anche c'è il Lip Injection di Too Faced, che non fa assolutamente neanche lui per me perché mi brucia tantissimo le labbra. Ormai i gloss rimpolpanti per me sono proprio croce sopra, non riesco proprio più a utilizzarli. Quindi andiamo del Clarins Lip Oil che io ho nella tonalità 04 Pitaya e adoro questo Lip Oil, secondo me è favoloso. Perché, vabbè, a parte mi piace l'applicatore, poi ve l'ho detto, è una texture proprio avvolgente, è un Lip Oil, ma non super oleoso, ha una sua densità con un profumo di ciliegia, penso sia ciliegia, comunque un profumo buonissimo, e lascia poi le labbra un po' lucide e molto morbide, idratate. E questo colore è stupendo per i miei gusti perché colora proprio un pochino le labbra poi di quel color rosa fragola che a me piace molto, diciamo più che rosa fragola. Esalta il naturale rosa delle mie labbra, lo rende un po' più intenso, quindi bellissimo. A me piace un sacco, però è un olio labbra, ma devo dire che sicuramente questo per me merita. Vedendo che il gloss, il Lip Oil di Clarins costa 31 euro, ma io convinta molto molto meno perché io l'avevo preso a scontato e l'avevo pagato sui 16-17 euro. Adesso non so se il 30% fa questa somma, no, neanche, boh, devo aver accumulato un po' di sconti perché mi ricordo che l'avevo pagato circa quel prezzo e quindi non mi sembrava avesse proprio un prezzo esorbitante. 31 euro per un Lip Oil è tantissimo. 31 euro, ecco, per quanto mi piaccia non li spenderai, ve lo dico. Super scontato, sì. Invece quello di Fenty 23,90. È vero che è meno facilmente scontabile, però sono quasi 8-9 euro in meno, ogni tanto se passa il 20-25 su Fenty, non sempre, ma succede ogni tanto, può essere più conveniente. Non so, quindi nel caso fatemi sapere anche di quello di Fenty, sicuramente questo mi piace molto, però ecco 31 euro non li spenderei per questo tipo di prodotto. Poi, volevo utilizzare anche, cosa che non faccio praticamente mai, però secondo me è carino l'idea, anche un prodotto skincare perché non ho messo la crema viso apposta e dato che tra i prodotti più rivenduti su Sephora ci sono proprio anche dei prodotti skincare, tra cui allora la Magic Cream di Charlotte Tilbury che io non ho in full size ma ho diversi campioncini, però quella con SPF 30, adesso non devo uscire, non c'è neanche bel tempo, quindi non voglio andare a mettere una crema con SPF. E un'altra delle creme più vendute è lei, la Protini di Drunk Elephant, che ho sempre in questo campioncino. Poi vedo che tra le creme più vendute c'è la Water Sleeping Mask, quindi la crema notte, la maschera notte di Laneige, che io adoro follemente, veramente l'adoro. C'è anche tra i prodotti più venduti la maschera labbra di Laneige, quella a me non fa impazzire come texture, sì, ma poi a conti fatti non mi fa nulla sulle labbra, non la trovo idratante, nutriente, né nulla. Poi c'è la Moisturizing Gel Cream, quindi la crema gel di Byoma, non so se è quella che ho provato io nel kit, comunque non sono rimasta particolarmente estasiata dai prodotti di Byoma per il momento, non mi ricordo se la crema che ho provato è proprio quella. Poi c'è qualcosa di The Ordinary, sì, qualche prodotto di The Ordinary, un tonico al glicolico, insomma questi sono i prodotti skincare più venduti. C'è il siero alla niacinamide di The Ordinary che non è male, quello l'avevo provato tempo fa ma non è affatto male. Il peeling di The Ordinary che non proverò mai perché con la mia pelle sensibile mi terrorizza solo a guardarlo. E poi delle gocce autobronzanti, quelli famosi di Isle of Paradise. E il siero allo ialuronico anche di Jane Kelis. Ok, quindi come skincare tendenzialmente quasi tutto, secondo me, più low cost, anche il siero, la vitamina C ed E di Sephora Collection, che a me non aveva fatto impazzire, l'avevo trovato un po' appiccicoso. Quindi direi un po' più sul versante low cost, tranne per Charlotte Tilbury e appunto questa crema di Drunk Elephant, che sono curiosissima di provare. Quindi adesso la metto insieme a voi. Comunque andare a vedere le classifiche a me diverte tantissimo. Quindi se poi il video
vi dovesse piacere, vi dovesse interessare, magari se riesco lo ripropongo con qualche altro sito. Allora, la crema è di questo tipo, sembra quasi una crema gel, la pensavo più densa, più corposa, invece no, ha proprio quasi una texture che è una crema gel che si applica veramente. Bene, non è pesante, non fa scia bianca, sembra assorbirsi subito, però per essere... Sì, è una crema gel, non è proprio un gel super leggero di quelli che vanno bene proprio quando ci sono 40 gradi all'ombra che apportano proprio una minima, minima idratazione. Questa, per essere comunque abbastanza leggera, dà l'idea proprio di avere una sua comunque quota idratante. Che secondo me la rende comunque una crema abbastanza versatile, che vedrai bene probabilmente anche per una pelle più secca. Sì, perché comunque poi ha una sua quota più ricca. Però bella, mi piace questa texture perché è piacevole, però anche adesso con la pelle un po' più secca non è troppo leggera. Poi vabbè, bisogna applicarla un po' di volte per capire bene, però la texture mi colpisce in positivo, la pelle me la lascia veramente liscia, morbida, leggermente radiosa, non è proprio una crema che lascia la pelle glow, bellina, per il momento mi piace, sì, proprio morbidissima la mia pelle. Ecco, non è quella crema gel che consiglierei a una pelle estremamente grassa, perché resta comunque un pochino presente sulla pelle, però in senso positivo. Ma mi sembra che abbia dato un aspetto anche bello alla pelle. Non so, così appena messa mi piace. Vabbè, una crema polipeptidica, poi i peptidi sì, adesso vanno molto. E un idratante viso. Ottima però, ottima impressione. Poi, passando alla base, primer non ne mettiamo nessuno, tanto ho messo una bella crema che comunque mi dona una bella idratazione alla pelle e me la lascia molto bene. L'unico primer che io ho visto in questa lista è l'Hydro Grip di Milk, che a me non ha mai attirata perché è proprio quel genere di primer che lascia la pelle appiccicosa per far aderire meglio il fondotinta. Not my cup of tea. Poi, invece, come fondotinta veri e propri ci sono il classicone Dior Big Sage, e questo per me merita di essere tra i più venduti perché è un ottimo fondotinta, anche se la nuova formula non l'ho provata, ma il classico è un amore da sempre per sempre. Prima o poi ricomprerò anche lo ricomprerò, proverò anche la nuova versione perché per me, non so, è stato un grande amore. Poi c'è a sorpresa il fondotinta di KVD, Good Apple, che è un fondotinta che non mi ha mai mai attirata. Molto bello anche il packaging, devo dire, però il fondotinta proprio a me non attira perché solo a vederlo applicare dagli altri mi sembra cemento, mi sento soffocare per chi lo applica, mi sembra proprio pesante. Non mi ha mai attirato né lui in versione liquida né quello nella versione compatta, Balm, che direi non è proprio il mio genere. Poi tra i più venduti c'è quello di Makeup by Mario e Surreal Skin, anche lui non mi attira perché dalle recensioni ho capito che contiene dei glitterini all'interno, insomma niente che mi abbia entusiasmata. Devo dire che comunque tra i fondotinta non ci sono i prodotti che io preferisco o che comunque mi hanno incuriosita al punto di acquistarli. Se non, ecco, un prodotto per la base che invece io avevo provato in campioncino, mi era piaciuto e poi ho acquistato la full size tra i più venduti, è la crema colorata di Rare Beauty. La Positive Light Tinted Moisturizer, devo dire che questa a me aveva colpito molto provandola con un campioncino. L'ho presa poi in full size e devo dire che quando l'avevo acquistata io avevo fatto fatica anche a trovare le colorazioni disponibili, quindi evidentemente è proprio un prodotto molto venduto. Però oggi pensavo di andare a utilizzare questo prodotto di Arborian che è sempre tra i più virali. Questa CC Duel, quindi una sorta, non so se di CC Cream, adesso capiamo un attimo, di Arborian, nella BB Cream al Ginseng col pack bianco, sono proprio tra i prodotti più virali in assoluto, quindi Arborian non l'avrei detto, ma va tanto anche sui social. La versione, quella BB col Ginseng, l'avevo provata, se non sbaglio mi era piaciuta, e adesso volevo provare la CC Duel Correct, che io ho in questo, non cam sì, un campioncino, però insomma una piccola taglia. Proviamola, perché sono molto molto curiosa. Comunque devo dire che quella crema mi ha lasciato veramente una pelle bella, ma molto molto bella. Vediamo com'è questa... Ah, è proprio un colore
un po' lilla. Sì, ricorda un po' proprio il colore del packaging, sembra una pasta, quindi non ha neanche dei pigmenti all'interno. Questa probabilmente uniforma per la tonalità, perché queste tonalità sono correttive, un po' come quella verde, come i prodotti verdi. Se non sbaglio, anche il lilla dovrebbe andare a correggere proprio un po' i rossori. E caspita, sapete che già così appena messa mi sembra che abbia migliorato tantissimo l'aspetto della mia pelle, proprio a livello anche di rossori. Sono molto molto meno evidenti. È un prodotto ovviamente leggero perché è come applicare una crema, però è una crema anche qui che ha una sua corposità. Quindi non so se una pelle, in questo caso misto e grassa, potrebbe piacere particolarmente, anche se poi non è per nulla unta. Beh, no, dai, però magari messa come unico e solo prodotto può piacere anche chi ha una pelle un po' più, che si lucida anche un po' di più. No, ma l'aspetto della mia pelle è stupendo. Oh, mamma mia. Ed è come aver messo una crema. No, ma che meraviglia è questa? No, stupenda. Oddio, bellissima. Ma veramente stupenda. Adesso capisco perché i prodotti di Erborian vanno poi così virali perché sono magici. Tutti quelli che sto provando in quei campioncini sono stupendi. E sapete che questo prodotto diventerà una necessità? Perché praticamente mi vedo una pelle bellissima di pesca con un prodotto ultraleggero per me che non sopporto nulla sul viso di troppo pesante. Più le basi sono leggere, più sono contenta. Però riuscendo comunque a, come a dare un po' di coprenza perché andando a correggere i rossori è come se avessi coperto. Aperto, è meravigliosa. Basta, l'aggiungo in wishlist già perché è bellissima. Io non lo sapevo neanche. Ora vedete che però anche fare questi video e andare a vedere un po' queste cose può far scoprire dei prodotti che magari non avremmo neanche considerato. Bella, veramente bellissima. Questo è proprio il classico prodotto perfetto per chi non ama solitamente il fondotinta. Stupendo. Poi, passando al correttore, l'unico correttore, no, aspettate, tranne anche quello di Huda Beauty, il Faux Filter, che non ho, vi devo dire che mi incuriosisce. Ho paura che sia un po' pesantino, un po' troppo magari asciutto, secco. Questo terrore, però, sono fissata che lo voglio provare. Non so perché. Mi è rimasta questa cosa che comunque lo vorrei provare. E l'altro correttore più venduto e quindi più virale è il Bondi's Way to Face. Ancora lui, dopo tanto tempo, resta uno dei correttori più venduti. Io l'ho avuto questo correttore e non è più il mio genere, perché è un correttore, secondo me, un po' anche qui coprente, non è proprio un mascherone assoluto, però insomma resta un po' più da full face, un pochino più asciutto di quello che amo io solitamente, però riproviamolo perché effettivamente è un po' che ormai non lo utilizzo. Sto applicando la tonalità Swan, vedete già proprio con pochissimo prodotto prelevato sul pennello, mi sembra tanto. Quindi, caspita, forse col pennello è anche troppo, ne ho preso fin troppo. È esattamente come me lo ricordavo, niente di più, niente di meno. Questo tono, vabbè, che ho preso è poi chiaro, quindi illuminante. Sicuramente bella coprenza, nulla da dire. Però, beh, sì, è bellino, eh. Comunque, se volete un correttore, che doni coprenza, che non sia comunque messo poi con una sponge in questo modo, non risulti comunque, ripeto, un passone, qualcosa di super spesso, perché poi devo dire che non è troppo pesante come texture sul contorno occhi. Questo rimane sempre secondo me una bella soluzione, però considerate che è un finish proprio opaco e asciutto. Questo non è per nulla morbido e idratante, si asciuga praticamente, si autosetta da solo. Però non mi dispiace, insomma, per me che non ho un contorno occhi troppo secco, anche un correttore di questo tipo non fa un brutto effetto, vi dirò.
Non mi dispiace, questo poi io lo amavo molto anche in estate, utilizzato proprio da solo sui brufoletti, sulle imperfezioni, perché poi avendo questo finish anche matte mi andava bene anche col caldo. Mi piace tanto come proprio mi è andato a piallare la zona. No, contorno occhi super secco, super segnato, secondo me, magari non era proprio la cosa migliore. Però magari non mettendoci la cipria può funzionare abbastanza. Però mi piaceva ai tempi, devo dire che non pensavo, ma non mi dispiace neanche adesso. La cipria, che è tra le più vendute, anzi l'unica cipria forse in quella lista, Huda Beauty, ovviamente la Easy Bake Loose Baking Setting Powder, un nome abbastanza complesso. Qui ho la tonalità Pound Cake, anche se ho preso anche quella rosa, ma devo effettivamente ancora provarla. Dovrei metterla in azione, però io adesso utilizzo lei. Non so se poi è una tonalità specifica che è andata virale, però risulta il prodotto. Questa è meravigliosa. Sapete che io ho un amore assoluto per questa cipria perché è una cipria opacizzante, super levigante, che anche qui però non pingessa al volto, sempre più prodotto da pelle, da normale in su, però nel suo è veramente pazzesca. Per quanto riguarda i bronzer, ci sono sia dei bronzer, in realtà di bronzer in polvere, se non sbaglio, ce n'è uno solo, come bronzer in crema invece ce ne sono e quindi vanno di più, probabilmente vanno più virali. Sì, diciamo che siamo anche nel periodo un po' dove funzionano molto i prodotti in crema, liquidi, anche se comunque io li amo, ma resterò sempre una fan anche dei prodotti in polvere. Tra i prodotti in crema liquidi c'è il meraviglioso Contour One di Charlotte Tilbury. A questo prodotto oggettivamente non si può dire nulla, per me merita pienamente di essere tra i più venduti, più virali, così come assolutamente il miglior bronzer in stick esistente sulla faccia della terra, che è quello di Rare Beauty, meraviglioso anche lui. Loro due sono i migliori nel genere, quindi secondo me la meritano proprio tutta. Poi c'è il bronzer in stick anche di Makeup. No, di Milk Makeup, che effettivamente vedo spesso menzionato, utilizzato. Io l'ho avuto in passato, carino, però a me non mi aveva entusiasmata così come questi. Io Invece però in crema vince ancora il Tantour di Huda Beauty. Diciamo che alcuni prodotti restano storici, nonostante le novità non vengono battuti. E il Tantour io l'ho terminato, quindi per farvi capire che l'ho amato tantissimo. È sicuramente un ottimo prodotto, un ottimo bronzer in crema. Ad oggi forse direi che mi piace tanto quanto altri, se non che forse uno o due oggi proprio li amo un pochino ancora di più alla follia, però il Tantour resta un prodotto fantastico che io comunque riacquisterei se mi cambiasse il packaging, perché il packaging verso la fine veramente l'ho odiato, ma proprio l'ho odiato. E basta, questi prodotti in crema, quindi inizierei oggi, dai, utilizziamo lo stick di Rare Beauty. Questo è il bronzer in stick più morbido esistente al mondo. È proprio un burro fatto a bronzer. Il colore, che tra l'altro è Happy Soul, sì, è stupendo, ovviamente scalda un po', non è un colore freddo, però vedete è molto naturale, comunque una volta poi sfumato, proprio un colore biscotto, quindi scalda proprio in modo bello, insomma, che dà vitalità al viso. E quale sarà il bronzer, la terra in polvere, che ancora ad oggi è tra le più vendute, anzi, nella categoria è l'unica, la Hoola di Benefit, che io ho nella versione classica in questa palette, in questo trio viso. Nella cialda singola mi è rimasta la Hoola Glow, che anche secondo me è spettacolare, è veramente bellissima anche la Hoola Glow. Però lei non demorde nel 2023 ancora tra i prodotti più venduti. Le applico giusto un pochino perché diciamo che già l'effetto del bronzer in stick è più che sufficiente, però io lo faccio praticamente sempre di andare poi con un prodotto in polvere perché comunque così fisso meglio anche il prodotto in crema e mi dura di più nel corso delle ore. Effettivamente la Hoola è sempre stupenda. Per me Hoola e Chocolate Soleil di Too Faced, ve lo dico sempre, vi avrò annoiato, ma non tramontano mai, non tramontano mai, io le adoro follemente ancora a tutt'oggi. Voilà. Che
Che bella questa base, super naturale, super perfezionata. Ho cambiato aspetto, caspita. Wow. E come blush? Allora, secondo voi quali saranno i blush più virali, più venduti? Tra quelli in crema, inutile dirlo, i blush di Rare Beauty, questi ancora proprio spopolano la follia, sono molto belli. Blush. Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand di Charlotte Tilbury, perché sono così lunghi. Mi avevano proprio entusiasmata all'inizio con l'utilizzo, col tempo, per me sono complessivamente dei no, una formula che diventa poi troppo densa, non si sfuma poi più molto bene, mi va un po' a chiazze, mi resta un po' a chiazze sulla pelle ed è anche proprio un po' troppo densa. Io la trovo, non ha quella leggerezza anche sulla pelle, dei blush di Rare Beauty o dei suoi prodotti in cushion come il contour o come l'illuminante. È proprio, una formula liquida, ma no, in realtà è proprio una formula cremosa ma densa, un po' pastosa. No, non mi hanno assolutamente convinta questi blush. C'è di molto, molto meglio. Il finish è stupendo, secondo me. Peccato che la formula, sia troppo, troppo densa. Diventa un po' pastrocchio, ecco. Ci sono solamente loro. Ripeto, su Rare Beauty sono d'accordo, su questi personalmente no, però mio personalissimo parere che non vale nulla. Invece, per i blush in polvere, abbiamo per i blush in polvere. Li ho entrambi, mi sembra che non ce ne sono altri. Ah, c'è Orgasm Blush, non ci credo, in formato viaggio ancora, è hot on social, no, basta. Tra l'altro la tonalità Orgasm per me è la più brutta in assoluto, quindi non sono assolutamente d'accordo, però va benissimo. Dei Blush invece in polvere, i due che sono più virali, li ho ovviamente, e sono, questo me lo aspettavo, Dior Backstage. Adesso non so se tutti i colori o in particolare poi il pink famoso che io non ho più dato via perché sapete che qui rosa freddi mi piacciono, ma se hanno la componente rosa più accentuata e non hanno quella base bianca come in quel caso o come in quello di Kylie Winter Kiss, a me non piacciono anche se sono incarnato tendenzialmente freddo, neutro freddo. Trovo che non lo so, faccio un effetto che a me personalmente non piace e non mi aveva colpito neanche la formula, devo dire la verità, poco pigmentato, molto da stratificare, quindi poi non lo so, non mi era piaciuto particolarmente, però ho voluto poi prendere anche uno dei nuovi colori perché questo colore secondo me è stupendo. E gli altri blush super virali sono i Too Faced Cloud Crush di Too Faced, e io ho la tonalità Head in the Clouds, che è questo bellissimo colore anche qui. Sono quelle punte di rosa che io adoro follemente. Questa formula mi è piaciuta veramente tanto. Facciamo che vi metto da un lato Dior Backstage e dall'altro quello di Too Faced, così potete vedere anche i prodotti a confronto. Allora, questo ha un colore secondo me da svenire. Veramente è una punta. Rosewood è proprio la parola giusta. Adesso, in italiano come potremmo descriverlo? Come un rosa naturale, molto molto bello, no? Il colore è veramente stupendo, quindi mille volte meglio, secondo me, del pink tutta la vita. E questo è anche più pigmentato. Il pink lo dovevo sicuramente stratificare di più, invece questo in un attimo ha un bel rilascio di colore. È sicuramente una formula sottile. Non dico che sia polveroso, assolutamente no. Non so, a livello è bello, lo riacquisterei se mi dicessero lo riacquisteresti, se non ce l'avessi, sì, assolutamente. Però a livello di sfumabilità, secondo me, non è il prodotto più impressionante sulla faccia della terra. Non so, ho come quasi l'impressione che in alcuni punti non sia super omogeneo, però è un dettaglio, eh? Complessivamente l'effetto è molto bello. Non è levigante, però l'effetto comunque è carino della pelle perché resta naturalmente radiosa. È bello, lo riacquisterei perché poi il colore è da svenire, però la formula non mi fa battere il cuore. Comunque, se vi piace il colore, io personalmente lo prenderei. Ma non è la formula più entusiasmante. Questo a me piace molto. Allora, il colore anche qui è
È quel genere molto simile, questo di Too Faced forse resta un pelino più freddo, poi vedendole così a confronto si nota un po' meglio la leggera differenza di colore, però siamo sempre su quella famiglia di rosa naturali, però che poi costruendoli sono assolutamente visibili, E pigmentati. questo Questo a me piace tantissimo come formula, si sfuma benissimo, veramente molto molto bene, non mi dà l'idea che ci sia qualche punto non perfetto, ecco, ha un finish sicuramente diverso. Questo vi permette di mantenere una naturale radiosità della pelle al di sotto, che sicuramente apprezzerete di più se avete una pelle sul versante secco, perché vedete che ve la lascia naturalmente radiosa. Questo invece ha un finish opaco, però non so se si noterà così bene in video, ma mi leviga molto bene la zona e quindi proprio mi dà questo aspetto smooth che è molto molto bello e che, non so, mi piace se cerco un blush da un effetto un po' più opaco, che mi vada un po' a camuffare anche i pori, dipende quello che ricerco in quel momento. Adoro l'effetto radioso, adoro l'effetto anche un po' più opaco, questo sicuramente magari lo utilizzerò di più in estate. Proprio per il suo finish un pochino più opaco, questo va bene, insomma, un po' tutto l'anno, però sicuramente per le pelli secche come finish andrei più su questo rispetto al Too va Faced. bene, per quanto riguarda gli illuminanti, poca scelta perché l'unico illuminante in questa lista è lui, l'illuminante di Rare Beauty, e anche questo secondo me merita assolutamente perché è una formula davvero eccezionale e un po' unica. Io ho la tonalità Mesmerize, ve l'ho mostrato, ve ne ho parlato tante volte. In cialda un qualcosa di super setoso, incredibile, il colore è perfetto questo con questi blush rosati perché ha proprio dei riflessi rosati belli, delicati, ma che stanno benissimo con un blush rosa, sì, rosato. Io lo applico con le dita perché riesco a gestire meglio l'effetto molto intenso di questo illuminante. Col pennello mi crea veramente un effetto troppo troppo carico, però è bellissimo. È proprio una formula un po' unica perché poi sembra proprio una volta che l'avete applicato quasi un prodotto in crema perché non ha polverosità. Sembra proprio sì, un prodotto, uno stick. È totalmente fusionale con la pelle e per essere così intenso, se applicato col dito, vedete che non mi texturizza neanche particolarmente la pelle. Ha un effetto stupendo. Col pennello veramente vi vedono su Marte. È un gusto personale. A me messo col dito piace tantissimo. Comunque io lo proverei perché è veramente un illuminante con una formula un po' unica. Per terminare ci mancano gli occhi e le labbra. Allora, sorpresa. Vabbè, a parte il gel sopracciglia di Anastasia Beverly Hills, poi come prodotti abbiamo visto un po' tutto. Vabbè, c'è le B Drops Bronzy di Drunk Elephant, che è un prodotto che da un lato mi ha sempre incuriosita, però ho il terrore che poi non lo andrei a utilizzare perché non, queste penso che siano più da mischiare al fondotinta a una crema per avere un effetto complessivamente scaldato, quasi come un po' abbronzato. A me piace scaldare e dare vitalità con la terra per avere una base già tutta un po' più scaldata, effetto abbronzato, non è una cosa che mi piace molto, quindi non, ho paura che poi non farebbe per me. Come fissante del make-up, che io non acquisto più perché poi non li uso mai, l'Airbrush Setting Spray di Charlotte Tilbury, questo me lo aspettavo perché lo vedo sempre, effettivamente è molto chiacchierato, sponsorizzato, comunque se ne parla molto bene. E la cosa appunto da un lato sorprendente che però pensandoci rispecchia un po' i trend di oggi non ci sono palette occhi. Le palette occhi non, neanche gli ombretti mono, niente, non ci sono proprio prodotti per gli occhi che siano virali. Questo dimostra proprio che ormai il focus è incentrato molto più sui prodotti per la base o per le labbra, ma poco e niente ormai per gli occhi. C'è solo un mascara. Vabbè, il mascara penso rimarrà sempre uno dei prodotti più venduti al mondo e il mascara però non ce l'ho perché è il Clinique, che effettivamente è stato il più chiacchierato degli ultimi mesi, l'Hyg Impact mascara, che io però non ho acquistato perché ho sentito dire che più che altro allungante, non è l'effetto che io prediligo, quindi 38,50 euro per un mascara che poi non mi dà l'effetto
So già a priori che non mi darà quell'effetto che cerco io, no. Poi di Clinique c'è anche il Black Honey, vabbè, questo per le labbra, che però non ho. E basta, quindi non c'è nulla, mi metto un mascara, andrò a utilizzare il mio Lash Clash di Yves Saint Laurent e poi concludiamo con le labbra. E niente, poi loro, ragazzi, restano le lip stain di Sephora matte, tra i prodotti più virali e più venduti ancora dopo tanti anni, e queste secondo me meritano perché effettivamente è una formula di rossetti liquidi spaziali. E io qui ho preso l'unica tonalità che mi è rimasta di questi rossetti ad oggi, che è la 01 Always Red. E poi ci sono questi prodotti di Makeup by Mario, i Monsieur Glow Plumping Lip Serum, che è quel genere di prodotto che oggi va molto, questa sorta di gloss però fatto a stick come un balsamo labbra, molto carini, diciamo che sono carini tanto quanto altri, ecco, non è che questi siano più eccezionali di altri. Io ho la tonalità rose glow, è poco pigmentata, è la cosa che un po', facciamo così, ve lo mostro un attimo, quello di Makeup by Mario, poi vado a mettere il rossetto rosso, eccolo qui. Forse avevo le labbra già più pigmentate dal lip oil e quindi l'effetto è un pochino più visibile. Un rosa un po' più intenso è venuto anche una sorta di rosa freddo. È una bellissima formula, perché restano belle lucide. Ha proprio un bell'effetto lucido questo prodotto, super morbido, non pizzica, ma solo quell'effetto di freschezza al mentolo. Insomma, quei prodotti che utilizzo molto volentieri, ovviamente. Non lunga durata, nulla di tutto quanto, sono prodotti che durano quel che durano, però ecco, io li utilizzo molto, quindi mi piacciono. Se piace il genere, sicuramente è un prodotto carino, come quelli di Tarte, di Hourglass e mille altri. Voilà, questo è il risultato finale ottenuto con tutti questi prodotti. Il rosso proprio ci voleva perché dà quel tocco di colore sul look così semplice che sta benissimo, e lo 01. È stupendo, tra l'altro fa i denti bianchissimi, proprio risalta il bianco dei denti in una maniera incredibile, ha un colore sempre stupendo. Ma io sono veramente estasiata. Ma che prodotti, che base! Una base che io non avverto minimamente sulla pelle, sembra quasi proprio un effetto struccato, ma che visivamente invece ha cambiato totalmente l'aspetto della pelle. No, che meraviglia, tutto meraviglioso, veramente tutto è stupendo. Non so cosa dire perché effettivamente, anche se con alcuni prodotti magari non sono totalmente d'accordo per il mio gusto personale, col fatto che siano considerati tra i migliori, più venduti o quel che è, però per la gran parte, per quelli che abbiamo utilizzato oggi, caspita, scoperte e riscoperte magnifiche. Il prodotto per la base di Arborian sarà mio. Dire che è stupendo è veramente poco, i bronzer sono meravigliosi, il correttore che hai scoperta, non me lo ricordavo, wow, mi piace un sacco. E poi blush, vabbè, al di là di tutto comunque sono entrambi bellissimi, rossetto è stupendo, ecco, mi sarebbe piaciuto vedere comunque anche un prodotto per gli occhi. E non ce ne sono, poi prodotti per le labbra, insomma, dai, comunque veramente super soddisfatta. Sono contenta di aver, devo dire, registrato questo video. E fatemi sapere, insomma, se vi è piaciuto, se magari volete che lo riproponga con qualche altro sito. Vi mando un bacione grandissimo, se volete, alla prossima, ciao!